professore, cosa stiamo cucinando oggi? E oggi, tanto per variare, abbiamo preparato un intingolo composto da prezzemolo, aglio e funghi bradaioli. Poi aggiungeremo un bicchiere di vino bianco. Dobbiamo essere più precisi, abbiamo messo prima l'olio, poi abbiamo messo dei funghi. Dei funghi bradaioli. E poi l'aglio è stato tritato. No, sì, l'aglio è stato tritato perché sente il profumo. Ecco, e stiamo cuocendo da circa quanti minuti? Addirittura da quanti minuti? Da 3 minuti. Ecco. Adesso seguiamo bene questa ricetta. Ora mettiamo un po' di vino bianco, giusto per, noi diciamo nell'uso calabrese, in dialetto diciamo, per mustordimo i funghi, li stordiamo. Ecco, dai, vediamo un po'. Questo è così. Ecco. Questo è il vino bianco. Senti l'aroma, vero? Certo, stiamo sentendo. Ecco. Dopo circa 4-5 mettiamo un pizzico di sale affinché prenda corpo. Lasciamo indorare. Ecco, aspettiamo un attimo, quando ci sono poi delle variazioni, professore. Prendiamo una bottiglia di vino di sugo, ce n'è sugo, se no abbiamo fatto proprio la fine del letto. E quindi mo facciamo a fiamma leggera. Facciamo cuocere il sugo, è ovvio che quando facciamo gli spaghetti vanno messi bianchi nel piatto e poi sopra ognuno mette il suo, la quantità che vuole. Certo. Senza crearsi. Ma questo qua. E come si chiama questo piatto? Come si chiama? Che nome diamo a questo piatto? Diamo un nome, come si può dire, spaghetti ai funghi bradaioli, questo lo mettiamo. Ora a metà fase della cottura lì. Cos'è quello? È il prezzemolo. Questo cuoce lentamente a fuoco basso e così per un po' di minuti, diciamo, ci vorrà un quarto d'ora, certo. Quindi ricapitoliamo. Olio. Funghi. Aglio. Funghi. Bradaioli. Ma possono essere meglio porcini. Ecco. Sì. Poi il sugo. Il prezzemolo. Il sugo di pomodoro, prezzemolo. È un quarto d'ora di cottura. Lento. Maresciallo. Allora, adesso, mentre il sugo si sta facendo, dobbiamo aspettare a questo punto. Sì, dobbiamo aspettare. Ora stiamo cucinando, stiamo aspettando che si cucini, diciamo così, il sugo. Ci vuole ancora un 5-6 minuti, giusto per la cottura. Per la cottura e l'amalgama dei vari. Adesso facciamo un bel primo piano di questa pentola. Intanto prepariamo lo spaghetto. Lo spaghetto si sta facendo dall'altra parte. Quando è pronto scoliamo e saltiamo gli spaghetti col sugo. E poi le gustiamo. E poi ovviamente Ognuno metterà un peperoncino, veramente dovrebbe essere messo, sono i bambini, non possono mangiare col peperoncino. Però è un'ottima ricetta, fa presto. Saverio fa presto. Okay. Quando vengono i miei amici pittori, Saverio fa presto il tuo spaghetto. E lo puoi fare con il guanciale. A questo punto però è preferibile i cosiddetti fileia al guanciale, però di estrazione matriciana, di amatrice, come fanno a Roma la pasta di bucatina amatriciana, uno piglia e fa i fileia amatriciana. certo. E accompagnati è ovvio con un bel bicchiere di vino rosé di Pellaro.
in provincia di Reggio Calabria. O frizzantino anche un po'. Frizzantino, sì, deve essere un po' frizzantino. È accompagnato come secondo con il pesce spada ai ferri. Certo. Con arrigliata e l'origano e l'olio. E un po' di limone sopra, con lo salmorillo qua, aglio, prezzemolo e olio. Il salmorillo. Però dai, adesso ritorniamo al nostro tema, che è sempre lo spaghetti. Il tema, tra poco gli spaghetti verranno appunto calati, come noi diciamo, calare la pasta, calati nell'acqua bollente. A quel punto là non si tappa, quando si mettono gli spaghetti nella pentola, come diceva la buon'anima dello chef, mio collega, professore Masseria, e lui nel tempo libero faceva lo chef e ci sapeva fare perché aveva lavorato in denaro, come del resto pure Domenico. Ecco. A questo punto si mettono gli spaghetti e si lascia la pentola aperta finché appunto esce il vapore acqueo, l'acqua bolle di più e gli spaghetti si tolgono al dente. Ok, a poco, ci vediamo fra poco. A poco per gustare, poi vediamo una classica forchettata e auguriamo a tutti un buon pranzo. Ok, grazie professore. Mettiamo gli spaghetti, l'acqua bolle, a ventaglio. Li mettiamo a ventaglio, tutti dell'intera lunghezza. Esatto. Poi piano piano, man mano che lo spaghetto si ammorbidisce con l'acqua calda, 90 gradi, si abbassa. Ovviamente ancora per la famiglia. Noi stiamo facendo adesso un primo piatto per 8 persone. Sì, tanti il sugo si sta amalgamando per bene. Ci aiutiamo con questa cucchiaia. Non usiamo roba metallica, altrimenti spezza la cottura. Usiamo tutta roba di legno, pure forchette di legno, forchettone di legno. In questo caso Domenico ci ha dato questo. Ecco. Si deve sempre girare in modo che non si attacchino. Certo, certo. E poi gli diamo il tempo che ci vuole. Che ci vuole. Che ci vorrà 10-11 minuti. Sì. Poi si scolano, gli spaghetti. Intanto là c'è il sughetto che si sta ancora facendo a fuoco lento, Sì, sì, sì. Gli diamo intanto una giratina. Ogni tanto non solo, bisogna pure provarlo. Ma qua invece stiamo preparando un intruglio, un intingolo. O intruglio, noi diciamo intruglio satiricamente. Aglio, olio, prezzemolo, un po' di prezzemolo, facciamo le cotolette. Ah, le cotolette? Sì. Più che cotolette sono, sì, sono preparate per cotolette un po' matricianesche, aggiungo io. Però invece di mettere guanciale facciamo un soffritto di funghi, i funghi li mettiamo tutti. Qui c'è anche un aiutante, C'è Donatella, mia figlia, che è mamma, mia moglie e mia nonna e mia madre, la nonna Concetta. Inquadra Concetta, inquadra Concetta in un mio disegno dell'epoca, quando aveva 76 anni circa. Eccola qui. Ecco, lei ha insegnato a tutta la famiglia a cucinare.
usando le ricette Gioia Tauro, da Calabria, di Reggio Calabria, Gioia Tauro, e le ricette di Menuccia Durante di Cosenza. Quindi a volte facciamo i fusilli, cosiddetti sposati. Sì, sì. Cucina cosentina, cucina... Cucina regina, regina, come vogliono i scoriamo ben bene. Intanto che si scola, mettiamo adesso stiamo ripassando il sugo. Eh sì. Con molta delicatezza. Intanto iniziamo qua. A soffriggere. Metteremo formaggio parmigiano e pecorino insieme. Ok. Intanto qua stiamo preparando un intingolo per fare le fettine di manzo ai funghi frattaglioli. Come vedete io anticipo i piatti dell'autunno dando quel tocco di poesia di fine stagione, che ahimè è un po' triste, però è dolce nel cuore del pittore. La nonna mi ha portato il forchettone, così si può fare un lavoro curioso. Perché si cuociono meglio e quindi si prendono il sugo e l'intingolo preparato. E questa operazione anche deve durare più o meno qualche minuto, 4-5 minuti. Sì, si può pure cominciare a, ecco, si può cominciare a distribuire nei piatti. È pronta adesso, eh? Qua aggiungiamo ancora dell'olio. Abbiamo l'olio. Il principe Manfredi, in pelle dell'agro di Aquino. Ecco, abbiamo aggiunto un po' d'olio. Ecco, questo è l'olio della casa
casa nostra, dal Banco d'Aquino. Viene da una terra molto felice dal punto di vista agroalimentare, San Mango d'Aquino, nel Savuto, quindi famoso il vino del Savuto, famoso l'olio del Savuto. Ecco, ora comincia a sprigionare il profumo, la pasta comincia a sprigionare l'aroma, la fragranza. E facciamo un piccolo assaggio veloce prima di servirlo agli ospiti. Facciamo un assaggio velocissimo. Ecco. È ovvio che nel piatto preparato si mette ciò che rimane del sughetto. Ecco. Ah. Ecco qua, con un bel bicchiere di vino rosato, fresco perché è estivo. Eccolo qui. E quindi, che sapore hanno questi spaghetti? L'ultima frase conclusiva. Mi dispiace che l'obiettivo non possa trasmettere il sapore, però... Ah! Però lo trasmette lo stesso, dalla passione con cui vengono assaporati proprio. Ok. Con la meraviglia. Buon pranzo a tutti. E come sempre, grazie al professore Di Franci. Vale 10 questo piatto. Ok. Fatto con amore. Con amore, con passione e con gusto. Però il miglior gusto è la fame. Arrivederci.